Qui c'è la storia dell'Unione Sportiva Agropoli. Due dei giocatori più importanti della storia di questi 100 anni, Federico Margiotta, un nome storico, e Eginio Serrapede, quello dei gol difficili, dei gol acrobatici. Allora, gol importanti, 1-0 Serrapede. Che cos'è il calcio ad Agropoli, Gigetto? In questo momento è una grande risorsa. L'Agropoli deve vincere questo campionato. Sarebbe bellissimo. La ciliegina sulla torta. Ma il Federico è il centenario, tu hai un nome importante, il nome di Margiotta. In questi 100 anni? Sono orgoglioso di far parte, io e la mia famiglia, del centenario. Sicuramente sarebbe la ciliegina, come dicevo prima, sulla torta. Se si approda in Serie D, perché Agropoli merita qualcosa di importante calcisticamente. Adesso dobbiamo non far scocciare questo presidente. Vabbè, mandiamo un messaggio agli agropolesi per il centenario. Questo presidente che ci sta dando tanto quest'anno, e speriamo che continui nel messaggio tempo. Agli agropolesi. Un messaggio agli agropolesi, stare vicino alla squadra in questo momento. Ecco. È la cosa importante che il calcio agropolese può avere in questo momento. Ti getto un messaggio, eccolo qua, messaggio. Forza Delfini, centenario, vinciamo questo campionato. Questa è la storia. Ciao.